Buongiorno a tutti, aspettiamo un minutino che siano le 6:01 e poi iniziamo. Nel frattempo, nell'attesa, vi verrà visualizzato tra un attimo un piccolo sondaggio sul vostro schermo e vi chiediamo di rispondere. Eccoci, buongiorno a tutti. Sono Ginny Dupaschiera, direttrice della Ortigia Business School, una scuola di formazione manageriale a Siracusa. Benvenuti al ciclo di webinar sull'impatto economico e gli scenari futuri della pandemia, tenuti da Lucrezia Reichlin e Francesco Drago, cofondatori della nostra scuola. Prima di darvi alcune informazioni tecniche sul seminario di oggi, vi chiedo di rispondere, al mini sondaggio che vedete sul vostro schermo. Come valuti le misure di contenimento adottate dall'Italia e come valuti le misure economiche adottate dall'Italia a sostegno delle famiglie e delle imprese? Lo lasciamo visualizzato un paio di minuti intanto che faccio l'introduzione. Allora, come funzionerà la sessione di oggi? Il webinar durerà un'ora con una prima parte gestita a quattro mani da Lucrezia e Francesco. Nella seconda parte abbiamo previsto uno spazio per le domande e per un confronto. Per porre le vostre domande, vi invitiamo ad usare esclusivamente il tab Q&A che trovate visualizzato sul vostro schermo. Il microfono e la webcam sono disattivati, perché non vi servono, insomma, per seguire il webinar. Mi raccomando, le domande nel tasto Q&A. La sessione di oggi sarà registrata, per coloro che non abbiano potuto partecipare e sarà disponibile da domani sul nostro sito web, per la visualizzazione di tutti. I prossimi appuntamenti del nostro ciclo di webinar saranno il prossimo martedì e giovedì, sempre alle 18. Spero che la maggior parte di voi abbiano risposto al sondaggio. Chiedo dunque alla mia collega di visualizzare i risultati. Ok, allora questi sono i risultati. Le misure di contenimento sono valutate dal 70% positivamente e poi abbiamo un 20% negativamente, comunque un 80% nel complesso positivamente e molto positivamente. Per quanto riguarda le misure economiche, qui vi spaccate esattamente quasi in due tra chi sceglie positivamente e chi sceglie negativamente. Bene, sarà interessante allora ascoltare che cosa dicono i nostri economisti. Lascio dunque la parola a Lucrezia e Francesco. Buona sessione. Ok, salve. Buonasera a tutti, grazie di nuovo per il vostro interesse. Oggi iniziamo la seconda sessione di questo percorso che abbiamo immaginato a carattere divulgativo, quindi per non addetti ai lavori, ma anche ovviamente per addetti ai lavori. E oggi ci occuperemo delle politiche per sostenere famiglie e imprese, e in particolare avremo un focus sullo scenario italiano. L'introduzione, diciamo, partiamo di nuovo dal dato che abbiamo offerto l'ultima volta. In questa pandemia stiamo inducendo una recessione meccanicamente per salvare diverse vite umane. Indurre una recessione ovviamente è molto costoso e può avere dei costi di lungo periodo molto rilevanti, come abbiamo visto e come vedremo tra poco. Quindi salute pubblica ed economia non possono essere separati, c'è una correlazione che vedete qui su questo grafico quasi perfetta tra longevità e prodotto interno lordo,
quindi se prolungassimo ancora e non immaginassimo delle misure che attenuano questa recessione, ci fanno ripartire velocemente verso il nostro livello di prodotto interno lordo potenziale, la nostra salute pubblica sarebbe danneggiata. Sarebbe danneggiata e quindi sostanzialmente ci andremo a trovare su un punto più basso in questa nuvola di punti che sono, diciamo, tutti gli stati nel mondo. Noi per adesso, per fortuna, siamo molto in alto, ma non vorremmo andare in basso. Quindi le domande che ci poniamo oggi sono le seguenti. Innanzitutto vorremmo far capire a chi ci ascolta qual è il tipo di shock che stiamo subendo. E quindi vorremmo offrire uno schema molto, molto semplice dal punto di vista concettuale, in cui vi è uno shock dell'offerta, uno shock della domanda, enfatizzando anche il ruolo dell'interazione tra i settori della nostra economia. Noi sappiamo che la nostra economia è molto interconnessa, agenti, imprese sono molto interconnessi, e quindi prendere in considerazione, come vedremo, l'interazione tra questi settori è molto importante. Quindi ci vorremmo delle domande rilevanti per la riapertura, e quali sono le politiche fiscali desiderabili, da un lato per attenuare la recessione in questo primissimo momento, in questi primissimi mesi, e noi ci concentreremo specialmente su questo, ma poi ci sarà anche un'altra fase, la fase successiva, che riguarderà la ripresa, come accompagnare la ripresa. In tutto questo cercheremo anche di capire qual è il ruolo cruciale del settore finanziario, che da un lato fungerà come cinghia di trasmissione tra la politica fiscale, le imprese e le famiglie, ma dall'altro dobbiamo stare attenti che non subisca anch'esso un altro shock. Questo sarebbe, diciamo, molto pericoloso. E allora cerchiamo di partire con uno schema molto semplice. Parliamo di scenario A. E quale tipo di shock per l'economia? In uno scenario che chiameremo scenario A, abbiamo uno shock di breve periodo e senza provocazione. Qual è questo scenario? È uno shock in cui vi è uno shock, appunto, dell'offerta. E le quantità di beni prodotte dalle imprese si riducono, e si riducono semplicemente perché, appunto, induciamo una recessione impedendo ad alcune imprese semplicemente di lavorare. Questo può essere immaginato come uno shock dell'offerta. Le quantità di beni prodotti dalle imprese si riducono e i prezzi aumentano per riassorbire l'eccesso di domanda. Ripeto, è uno shock molto particolare della curva dell'offerta perché riguarda solamente alcuni settori. In questo scenario A, quali sarebbero le politiche desiderabili? Innanzitutto, il sostegno al reddito dei lavoratori nei settori colpiti dalla chiusura, dal lockdown. E sostegno al reddito significa, ad esempio, cassa integrazione. E quindi fornire una sorta di assicurazione per coloro che vengono posti temporaneamente in cassa integrazione a coloro che perdono il lavoro. Dare liquidità a queste imprese e cercare di non far pagare loro i tributi allo Stato. Queste sono politiche adeguate, diciamo, a grandi linee, con un lockdown geograficamente limitato e temporalmente limitato. Se pensiamo, diciamo, alla storia di questa pandemia in Italia, queste infatti erano le misure che erano state adottate, se vi ricordate, per le zone rosse, ad esempio di Codogno, la zona rossa in Veneto. Vi era un lockdown molto limitato, sia nel tempo, immaginavamo almeno in quel periodo, sia geograficamente, e quindi questo shock di offerta, la cosa importante di questo shock di offerta è che non fosse accompagnato da un ulteriore shock di domande. Adesso vedremo perché questa è importante. Questo è uno scenario A. Purtroppo noi sappiamo che adesso non siamo più in questo scenario, ma siamo in uno scenario che chiamiamo B. Che cos'è lo scenario B? È uno scenario in cui la chiusura è nazionale, quindi riguarda tutto il territorio nazionale e soprattutto è prolungato. Attenzione, chiusura nazionale è abbastanza particolare, è una particolarità per l'Italia, almeno adesso. La Cina, che a volte viene presa come modello, non ha chiuso a livello nazionale, ha chiuso una piccola regione, tutta la Cina, tutto il resto della Cina lavorava. E anche la fermata anche degli altri paesi europei non riguarda tutto il territorio nazionale, è comunque più limitata rispetto alla fermata che ha imposto l'Italia. E allora, in questo lockdown nazionale, in cui di nuovo vengono spente alcune imprese, solamente alcuni settori, vogliamo mostrare
questa preposizione, ovvero un calo temporaneo della produzione del 100%, quindi spegnere le imprese, nel 50% ad esempio dei settori, può essere diverso da un calo temporaneo del 50% nella totalità dei settori. Nel secondo caso, quando abbiamo un calo temporaneo, ad esempio il 50% in tutta l'economia, per la sua natura dovremmo avere politiche che sono qualitativamente, ovviamente con una scala molto più alta, simili a quelle dello scenario A, cioè sostegno ai lavoratori e liquidità per le imprese. Nel primo caso, invece, vi è il rischio concreto che il calo della produzione si propaghi con un meccanismo di trasmissione a tutti i settori, anche quelli che non sono direttamente coinvolti dal lockdown. Questo, diciamo, è un rischio molto concreto e questo è il pericolo che oggi viviamo di una fermata totale, sostanzialmente, dell'economia. Adesso vogliamo dare questo scenario, non perché vogliamo essere catastrofisti, ma semplicemente perché, come viene fatto di solito in economia, abbiamo bisogno dei benchmark, di scenari molto stilizzati, che ci servono a capire che cosa succederebbe se non ci fossero delle politiche. Ovviamente non arriveremo mai a questo scenario, speriamo, però questo ci serve, diciamo, come monito per capire che cosa succede se non facciamo niente. Quindi è molto utile, diciamo, dal punto di vista logico e concettuale capire che cosa succede quando spegniamo alcuni settori nell'economia. E allora questo, diciamo, è il framework molto stilizzato che cerchiamo di dare. In questo framework abbiamo diversi settori, il settore 1, il settore 2, il settore 3 e così via. E il settore 1, così come tutti gli altri settori, danno reddito, questa è la freccia rossa, ai lavoratori. Questi lavoratori del settore 1 consumano alcuni beni nel settore 1, consumano alcuni beni nel settore 2, consumano beni in tutti gli altri settori. Che cosa succede? Il settore 1 viene posto in chiusura. E allora la domanda che ci facciamo, e quindi questo, diciamo, è il primo shock dell'offerta, le quantità prodotte diminuiscono, quello che ci chiediamo è se i lavoratori del settore 1 e anche gli altri lavoratori del settore 2, del settore 3, eccetera, continueranno a consumare i beni prodotti dagli altri settori. Ovviamente non potranno più consumare i beni prodotti dal settore 1, non potranno più andare in vacanza, non potranno più consumare una cena al ristorante, ma ci chiediamo se continueranno a consumare altri beni. E qui ci sono due meccanismi che vanno in direzione contraria. Il primo meccanismo è che i lavoratori, ad esempio, del settore 1, quelli del settore 2, immaginiamo che questi lavoratori del settore 1 siano in cassa integrazione, quindi continuano ad avere un reddito, potrebbero semplicemente aumentare il consumo degli altri settori. Questo creerebbe uno shock dell'offerta perché il settore 1 è chiuso, ma non creerebbe un peggioramento della domanda negli altri settori. L'altro scenario, che è più concreto e più realistico, è che questi beni, settore 1 e settore 2, non siano sostituibili tra loro e che quindi, in presenza di incertezza su quanto durerà il lockdown, in presenza di prezzi al settore 1 che sostanzialmente non esistono e quindi diventano idealmente molto alti, il rischio è che i lavoratori del settore 1 e del settore 2 consumino meno beni anche nei settori che sono rimasti aperti. Quindi il rischio è ancora più concreto se immaginiamo che i lavoratori del settore 1 abbiano una propensione al consumo che è molto alta. Quando è che la propensione al consumo è molto alta? Quando il reddito magari è più basso e quindi la quota di consumo, della quota destinata al consumo del mio reddito è molto alta. Questo possiamo immaginare che questo sia il caso, ad esempio, di lavoratori, ad esempio, nel settore del turismo, hanno un reddito basso, consumano la maggior parte dei beni. Quindi l'impatto sull'economia potrebbe essere molto alto anche dovuto al fatto che i lavoratori coinvolti sono lavoratori con una propensione al consumo abbastanza alta. Adesso, se in questi settori il consumo va giù, anche in settori in cui che sono rimasti aperti, se il consumo va giù
E se questi settori devono sostenere dei costi fissi, è possibile che le imprese del settore 2 che sono attive chiudano. E se chiudono queste imprese del settore 2, si ricomincia di nuovo questo meccanismo di chiusura e lo scenario, di nuovo, in assenza di interventi ovviamente, è catastrofico, è che accanto a uno shock dell'offerta ci sia uno shock della domanda che induca altri shock dell'offerta e così via, in modo tale che anche questo settore, anche se non coinvolto diciamo dal decreto e dal lockdown, possa chiudere e che poi possa chiudere il settore 3 e così via. Quindi in questo scenario, diciamo, a livello concettuale, quello che succede è il fermo del sistema economico. Questo in assenza di interventi. Adesso cerchiamo di capire qual è la dimensione lockdown, quindi com'è che possiamo traslare questo schema concettuale nella realtà, con dei dati, nella realtà dell'economia italiana. E allora quello che facciamo è guardare prima alle famiglie e poi alle imprese. Adesso alcuni di voi sanno che la Banca d'Italia conduce ogni anno un'analisi sul bilancio delle famiglie italiane, su un campione rappresentativo. Vengono poste domande molto dettagliate su quanto si guadagna, su quanto si risparmia, su quante sono i depositi, le attività finanziarie, la liquidità potenziale da attingere presso parenti e amici. Adesso vi è questo studio molto interessante di nostri colleghi, di Luigi Guiso e Daniele Terrizzese, che hanno provato a capire le dimensioni del lockdown. L'ipotesi è un mese di chiusura, ci stiamo quasi arrivando, e non sappiamo se questo mese di chiusura diciamo, sarà prorogato. Quindi è un'ipotesi diciamo, abbastanza cauta. Adesso quello che calcolano loro è che il 25% delle famiglie è direttamente coinvolto al lockdown. Che cosa significa? Significa che almeno uno dei coniugi, marito o moglie, lavora in un settore coinvolto al lockdown, quindi un quarto delle famiglie di questo campione rappresentativo. La perdita media derivante dal lockdown è di 2.435 euro, che equivale al 7,4% del reddito disponibile. Diciamo, il dettaglio di questa indagine della Banca d'Italia ci consente di capire se le imprese, se le famiglie possono far fronte a queste perdite. E quindi in questa tavola gli autori riportano per vari percentili, 10, 25, la mediana, eccetera, il rapporto tra i depositi che hanno queste famiglie e la perdita. Che cosa significa ad esempio questo 2? Significa che i depositi sono il doppio della perdita e quindi per la mediana di questo campione i depositi sono il doppio della perdita se abbiamo un mese di chiusura. Per il 25% di queste famiglie il deposito su perdita guarda 0,60%, quindi questo significa che la perdita è maggiore dei depositi. Qui abbiamo questo rapporto per attività finanziarie e qua abbiamo questo rapporto per la liquidità potenziale sulla perdita. Quindi vediamo che la quota di famiglia poco coperte, quindi che hanno una copertura minore di una, ad esempio rispetto ai depositi del 33%, rispetto all'attività finanziaria del 31% e così via. Quindi vi è una quota molto rilevante di famiglie che già con un mese di chiusura cominciano a essere in difficoltà con la liquidità e non possono attingere né a depositi, né attività finanziaria, né a liquidità potenziale. Questo per quanto riguarda le famiglie, diciamo è un flash sulle famiglie. Vediamo sulle imprese. Questa è un'analisi condotta da Daniele Schivardi su Analisi Cerved, è un'analisi che è stata condotta anche in Sicilia da un mio collega, Rosario Faraci, questa diciamo è un'indagine nazionale. È un'analisi condotta sui bilanci di 720.000 imprese nel 2018. Stiamo parlando di un bel pezzo di PIL, un terzo di PIL e il 50% degli occupati. Abbiamo uno scenario ottimista in cui la ripresa avviene a settembre, quindi la crisi sanitaria finisce a giugno e a settembre si ritorna alla normalità. Quello più pessimista è che la normalità riprenda a dicembre, quindi la crisi sanitaria finisca in autunno e poi a dicembre si ritorna un po' come prima. In questo scenario che cosa si prende? Si prende la liquidità preesistente facendo delle ipotesi, ovviamente dobbiamo fare delle ipotesi, e si prende il cash flow definito come differenza tra ricavi e perdite. E l'autore di questo studio cerca di capire il numero di imprese in potenziale crisi di liquidità. Quello che vediamo è che già a marzo il numero delle imprese è 56.000,
dello scenario base, entrano in crisi già 56.000 imprese. Il numero totale di imprese che entrano in crisi senza moratoria sui debiti nei confronti dello Stato alla fine di tutto il periodo, nello scenario, se volete, pessimista, è di 176.000 imprese. Quindi stiamo parlando, diciamo, di numeri molto alti. E questo è abbastanza intuitivo capirlo. Chiudere un'impresa, spegnere un'impresa, non è come spegnere la luce. Cioè, quando chiudi un'impresa ha dei costi fissi da mantenere. Non vuoi distruggere il tuo match con i lavoratori, probabilmente se pensi di riaprire. E quindi, diciamo, diciamo, molte si basano su questo cash flow in cui devi pagare i fornitori, eccetera. Per cui, ovviamente, diciamo, la liquidità delle imprese entra in crisi nel momento in cui chiudi, ma non solo la liquidità delle imprese che sono colpite dal lockdown, ma la liquidità delle imprese di tutta l'economia, perché appunto i nostri settori sono tutti tra loro concatenati. Quindi, per riassumere, c'è una quota significativa di famiglie che non riesce a far fronte alla perdita con i risparmi accumulati con un solo mese di lockdown. Per fortuna, diciamo, gli autori del primo studio, Guiso e Terrizzese, calcolano che un trasferimento lump sum di 5.000 euro risolverebbe il problema di liquidità almeno degli autonomi, assumendo che i dipendenti possano andare in cassa integrazione. Una cosa significativa di imprese rischia la chiusura. I dati che ho fatto vedere già a marzo ci dicono che purtroppo molte imprese non riapriranno. Questa, diciamo, è una cosa molto, molto grave, molto dolorosa. I lavoratori a rischio sono 2,8 milioni nello scenario cauto e 3,8 milioni nello scenario pessimista. Sempre in questo scenario, quali sono le domande importanti per disegnare misure di politica fiscale adeguate? Innanzitutto dovremmo chiederci quali sono i settori chiavi la cui chiusura avrebbe conseguenze di una più alta provocazione dello shock. Quindi quali sono i settori che, se sono chiusi, possono avere, diciamo, questo impatto più devastante di altri. E quindi questo più che altro è importante per la riapertura. Nel momento in cui dobbiamo riaprire, dobbiamo tener conto ovviamente delle esigenze sanitarie, ma dobbiamo anche capire quali sono, diciamo, ci saranno dei settori che vanno riaperti prima, dei settori che vanno riaperti dopo, anche in base al loro potenziale distruttivo, diciamo, del sistema. La cosa interessante, diciamo, per noi economisti, è che questo potrebbe prevedere meccanismi di allocazione centralizzate. Solitamente i prezzi, in un sistema di economia di mercato decentralizzato, i prezzi veicolano delle informazioni importanti e quindi magari alcuni settori possono riaprire prima perché è più, tra virgolette, conveniente aprire prima di altri. Questo, diciamo, richiede del tempo ed è un meccanismo efficiente. In una fase, diciamo, come la nostra, che possiamo paragonare a una fase emergenziale di guerra, il mercato ovviamente richiede troppo tempo per equilibrare domanda e offerta. Non solo, ma il mercato non incorpora informazioni molto rilevanti dal punto di vista sanitario e delle esternalità, che in questo caso sono ovvie che ci siano, e quindi è necessario un meccanismo centralizzato. Questo è il motivo per cui molti economisti in questi giorni sono molto interessati alle tavole input-output, perché probabilmente è preferibile avere un sistema centralizzato a partire dal quale si ordina, tra virgolette, chi deve riaprire, chi non deve riaprire, si può nazionalizzare qualche settore, qualche industria. Adesso, quello che qui abbiamo di fronte, quindi, è recessione o depressione. La recessione è di breve periodo, la depressione è di lungo periodo. La velocità della ripresa, e ci sarà questa velocità della ripresa perché ovviamente per fortuna i governi non stanno con le mani in mano, dipende da quanto velocemente il paese riuscirà a contenere la diffusione del virus e dalle politiche messe in atto per contenere ed aiutare l'uscita dalla crisi. Quindi sono due i fattori. Il primo è quanto riusciamo a contenere velocemente questo virus e il secondo le politiche. Uno e due determineranno se l'indebitamento sarà V, a U oppure una L. E questa, diciamo, è la geografia delle varie recessioni che possiamo avere. A V che cosa significa? Che dopo una rapida discesa abbiamo anche una rapida salita. Questo è lo scenario migliore per noi. W, questo è lo scenario in cui il Covid scompare, poi riappare e poi speriamo che scompaia del tutto. Questo, ad esempio, potrebbe essere lo scenario che ha visto, diciamo, per quanto riguarda l'epidemia, l'influenza spagnola del 18, in cui
vi è stata una prima ondata, poi c'è stata una seconda ondata addirittura più forte e poi per fortuna è andato via. U-shape, una U, rapida discesa, molto, molto potente, una grande, diciamo, un livello, diciamo, di stagnazione molto lungo e poi una risalita, e questo a L è lo scenario peggiore in cui c'è la discesa e poi non c'è la risalita. Dobbiamo cercare di fare il possibile per stare in questo scenario a U. Adesso le politiche sono politiche in diverse fasi. Come avevo anticipato all'inizio, parleremo della prima fase. Che cosa sono le politiche della prima fase? Che possiamo parlare politiche che hanno a che fare con un piano di soccorso dell'economia. Sono le politiche che cercano di far sì che questo tratto discendente sia il meno ripido possibile, il più breve. Le misure invece che hanno a che fare con la fase 2, con la fase di risalita, dipendono dall'efficacia ovviamente della fase 1, dalla velocità con cui si contiene il virus e dal contesto internazionale. Che cosa significa questo? Significa che oggi dobbiamo occuparci specialmente delle politiche della fase 1. Questo è un problema dinamico. In che senso dinamico? Dipende da variabili che sfuggono al nostro controllo per un verso, sulla quale abbiamo incertezza, e quindi non possiamo prendere degli impegni oggi come paese sulla fase 2. Dobbiamo aspettare e vedere che cosa succede, avendo in mente ovviamente i diversi scenari possibili. Nella fase 1, quali sono le politiche, diciamo, desiderabili? Famiglie, sostegno economico ad ampie fasce della popolazione, utilizzando questi importanti strumenti già presenti. Quindi inutile andare a cercare, siccome qui, diciamo, il problema sta anche nella velocità delle misure, inutile andare a cercare nuovi strumenti, utilizziamo anche quelli che abbiamo, seppur imperfetti. Quindi evitiamo la divulgazione degli strumenti. E su questo, diciamo, il governo sembra andare nella giusta direzione, perché sembra voler potenziare il reddito di cittadinanza, che già esiste, che ci piaccia o no, è uno strumento, sta lì ed è facile da attivare. Qui c'è un problema enorme del sommerso, non entriamo su questo problema, ma ovviamente non possiamo ignorare tutto il lavoro sommerso, specialmente il lavoro sommerso delle persone che non scelgono di stare nella posizione di lavoro sommerso. Lavoro dipendente, estensione della cassa integrazione in deroga. Questo è stato fatto e sembra, diciamo, funzionare bene in Italia. Il lockdown, questo, diciamo, non si parla tanto purtroppo, mentre diseguaglianze, in primo luogo educative e di opportunità. Quindi è assolutamente necessario garantire l'accesso a piattaforme educative digitali a tutti gli studenti in Italia. Su questo ci sono dei timidi segnali da parte del governo, e rimuovere oggi tutti gli ostacoli infrastrutturali che ostacolano il ritorno a scuola. Per quanto riguarda la politica fiscale, abbiamo detto che l'aspetto cruciale è mantenere in vita le aziende. Non vogliamo che vi sia quell'effetto di prorogazione che chiudendo il settore 1 chiude il settore 2, 3, 4, 5 e 6 e così via. Quindi è fondamentale erogare finanziamenti a imprese e professionisti, e il finanziamento deve avvenire con garanzia dello Stato a chiunque ne faccia richiesta, ad un tasso, se non zero, vicino allo zero. Su questo il governo sembra, diciamo, dopo il primo passo del decreto di marzo, sembra andare nella giusta direzione. Le garanzie messe in campo dallo Stato sembrano ammontano a circa 800 miliardi, quindi sembra, diciamo, una misura molto, molto importante. E in particolare, che cosa ha fatto il governo? Nel primo decreto ha stanziato 25 miliardi, attivando potenzialmente prestiti per 350 miliardi. Nel decreto che adesso è in discussione sta per attivare una somma addizionale di 450 miliardi per le imprese. Come dovrebbe, diciamo, potenziali per le imprese, come dovrebbero funzionare questi secondo, diciamo, le anticipazioni che abbiamo potuto avere anche dal MES fino a stamattina? Il 100% fino a 25.000 euro senza valutazione del fondo di garanzia. Quindi qualsiasi impresa va in banca e ottiene fino a 25.000 euro il 100% di garanzia, e questo viene dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Avrà la garanzia del 100% fino a 800.000 euro con intervento di Confidi per il 10% senza valutazione, il 90% di garanzia fino a 5 milioni, anche qui senza valutazione. Quindi sembra il governo facilitare al massimo l'erogazione di questi
di questi prestiti. Per le grandi imprese, SACE e Stato garantiscono prestiti fino al 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda. La garanzia è al 90% in questo caso per imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e dell'80% con imprese con oltre 5.000 dipendenti. Quindi sembra andare, diciamo, nella giusta direzione. L'ultima cosa che tengo a sottolineare è che queste politiche fiscali, teoricamente, diciamo, dal punto di vista concettuale, sempre per quello che vi ho mostrato all'inizio nel framework, ci aspettiamo che il moltiplicatore non sia maggiore di uno. Diciamo, cioè, queste sono politiche fiscali che mantengono, tra virgolette, artificialmente in vita la nostra economia. E quindi la cosa fondamentale è mantenere in piedi il sistema economico, evitare che famiglie entrino nelle condizioni di povertà, evitare che le imprese vadano in bancarotta. E spero, diciamo, di aver dato un quadro, seppure, diciamo, in versione semplificata, spero di essere stato chiaro, e su questo, ringraziandovi ancora per la vostra attenzione, la vostra presenza, passo la parola a Lucrezia che parlerà e che completerà la presentazione. Buonasera a tutti. Io faccio la. Siccome Francesco hai parlato mezz'ora e mi sembra che sia importante dare spazio alle domande, io direi di finirla qui e poi la mia parte invece la prossima volta. La seconda parte prevedeva un confronto internazionale sulle misure e qualche accenno al settore finanziario e al ruolo delle banche in questa situazione. Quindi parliamo nella prossima volta. La prossima volta quindi prenderò soprattutto io la parola, parlerò di questo e poi anche delle implicazioni per l'equilibrio della finanza pubblica di tutte le misure di cui si è parlato e di quelle future che dovranno essere messe in campo, oltre che l'aspetto europeo. Quindi direi di aprire la discussione. Grazie. Allora, stanno iniziando ad arrivare le domande, le leggo abbastanza in ordine di arrivo. Allora, Antonio ci chiede, non sarebbe questo il momento di ripensare in maniera rapida eventuali politiche di legalizzazione di droghe leggere e prostituzione? Azioni in tal senso potrebbero contribuire all'emersione di parte del sommerso a risparmi dovuti al contrasto all'illegalità e alla creazione di nuove imprese? Vabbè. Una domanda su questi settori che sono sommersi. Non so se avete da dire qualcosa. Intanto le leggo. Come giudicate voi la garanzia pari al 100% per un finanziamento alle imprese? Non è troppo rischioso? Non credete che le imprese e o le banche debbano e possano assumersi parte del rischio? Se volete iniziare a rispondere a queste. Ma direi, parlerei della, rispondo alla seconda, poi magari Francesco risponde alla prima. Sulla seconda è chiaro che c'è un rischio per le banche, ma soprattutto un rischio per lo Stato, visto che è lo Stato che garantisce. Però in questo momento quello che gli economisti appunto chiamano l'azzardo morale, cioè il pericolo che un'impresa chieda eccessiva liquidità per altro, non per una necessità, che quindi insomma gli incentivi siano sbagliati, non credo che questo è il momento di preoccuparsi di questo problema. Meglio fare un errore in abbondanza che nel senso contrario. Naturalmente questo vuol dire che lo Stato deve prendersi un rischio, ma quando la crisi è generalizzata, quando abbiamo un problema di questo tipo, lo Stato deve in qualche modo funzionare come un'assicurazione. Quindi questo comporta un rischio, ma sarebbe più grave il problema opposto di fare troppo poco, perché questo avrebbe un effetto di blocco di tutta l'economia, non solo dell'impresa in questione. E mi pare che anche tutti gli altri paesi stanno andando in questa direzione, in particolare Germania e Francia.
Sì, ovviamente diciamo, aggiungo una cosa, qualcosa mi era stato detto anche diciamo, parlando con i consulenti del Ministero delle Finanze, che ricevono in questi giorni preoccupazioni, ad esempio da parte di, questa è una cosa rilevante per il Sud, ricevono preoccupazioni da parte ad esempio della magistratura nel Sud Italia perché temono che questa enorme massa di liquidità possa arrivare, tra virgolette, nelle mani sbagliate. Questo ovviamente è un rischio, però anch'io ovviamente sono d'accordo con Lucrezia nel dire che questo è un rischio per adesso secondario. C'è, come dire, da un lato potresti migliorare chi è destinatario di queste, potresti migliorare, diciamo, il targeting, quindi chi dovrebbe essere destinatario di queste misure, ma questo richiederebbe tempo. E abbiamo detto che il tempo è una variabile qui fondamentale. Per le aziende impossibilitate alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, pensate che il governo studierà delle procedure concorsuali fallimentari snelle per agevolare la chiusura delle imprese? Ma diciamo in questo momento insomma, sappiamo che questo è uno dei grandi mali dell'Italia, insomma, avere queste procedure molto lente. Siamo in una situazione di emergenza, quindi non credo che questo sarà, insomma, in cui si auspica che tutta una serie di misure, insomma, si andrà più veloce, insomma, c'è un grande bisogno di andare più veloci su tutto il campo. E un po' insomma, c'è da sperare che questo sarà possibile, insomma, sapendo che però siamo in una situazione di emergenza. Vi sono settori che già possono essere considerati trainanti e quindi da spingere alla riapertura prioritaria? Dunque, so che ci si sta lavorando, c'è un gruppo alla Bocconi che sta lavorando appunto, come diceva Francesco prima, su queste matrici di input-output che guardano a tutto l'insieme di interazioni tra le imprese per cercare di capire quali sono quelle che sono essenziali diciamo, nelle varie filiere. Credo che qui il problema sarà appunto di capire come, nel momento in cui queste imprese sono individuate, come si riesce a fare la prioritizzazione, nel senso che normalmente in un sistema di mercato sono i prezzi a guidare l'allocazione, mentre in questo caso bisognerebbe avere un'economia più simile a quella delle guerre, in cui i prezzi non sono più o il meccanismo fondamentale di allocazione, ma c'è invece uno strumento più di tipo centralizzato, dirigista. Non so ora se lo Stato italiano avrà la capacità anche organizzativa di fare questo, comunque sicuramente questo è il tipo di cose su cui si sta riflettendo. Allora, se l'intervento del decreto sta andando nella giusta direzione, come dice il professor Drago, come si giudica il fatto che Sileoni Fabi dice che le banche avranno necessità di almeno 10 giorni per implementare le procedure per questi prestiti e Patuanelli indica che ci vorrà ok della UE e che comunque in certi casi sarà un merito creditizio? Dunque, sulla questione dell'ok della UE non è vero, perché infatti questo sarebbe stato un po' il contenuto del mio intervento. Cioè, questa volta DG Competition si è mossa in modo molto veloce e quindi e rilasciando tutta una serie mostrando una grande flessibilità sia sugli aiuti di Stato che sui criteri sugli NPL. Quindi però effettivamente c'è, credo, una capacità del sistema bancario appunto di agire con la necessaria velocità. A mio avviso bisogna fare molta attenzione. Noi siamo abbastanza, questa crisi, a differenza del 2008, non è una crisi che è nata dalle banche, però è una crisi che ha bisogno delle banche perché le banche sono il veicolo per l'erogazione della liquidità alle imprese. Quindi bisogna stare molto attenti che le banche non se ne approfittino in qualche maniera, nel senso che non usino diciamo, o potere di fatto che hanno, come perché sono appunto il veicolo fondamentale, per ottenere favori che invece non dovrebbero ottenere. Quindi direi di stare molto attenti alla comunicazione che in questo momento alcuni pezzi del settore bancario stanno facendo.
Un'altra persona chiede un finanziamento per pagare un debito equivale ad un altro debito. Mi sembra davvero poco come aiuto alle aziende. E per le aziende del settore turistico al momento non vedo nulla. Mi chiedo perché non evitare il pagamento di imposte come IVA. Quindi non rinviare un pagamento, ma uno stop. Diciamo che, che dipenderà da quanto durerà la crisi. Insomma, la liquidità garantita dallo Stato mi sembra lo strumento giusto per poter permettere la continuità aziendale, che è quello che si vuole fare in questo momento. E, cioè, in questa fase la cosa importante è la continuità aziendale, non far chiudere le imprese, permette dargli la liquidità appunto garantita per poter andare avanti. E poi naturalmente se la crisi dovesse continuare si può pensare a degli strumenti ancora più pesanti, però direi che sia le garanzie che anche la possibilità di ritardare i pagamenti, di ritardare le imposte sono lo strumento giusto da fare lo strumento giusto in questo momento. Consideriamo che lo Stato o comunque anche cioè, lo Stato, diciamo, ci sono dei vincoli anche su quanto lo Stato può essere generoso, perché poi alla fine il debito dello Stato comunque è qualcosa che dovranno ripagare i cittadini attraverso tasse future, quindi non. Volevo aggiungere anche un'altra cosa sui settori, in particolare sul turismo, che mi sembra essere, diciamo, un settore importante per molte regioni d'Italia, ad esempio anche in Sicilia, ovviamente. Diciamo, in queste prime fasi non si è fatta una distinzione, non si è fatta questa riflessione, forse è anche giusto che non si faccia. Però probabilmente tra qualche mese avremo più chiaro quale sarà lo scenario futuro. È inutile, diciamo, tergiversare da questo punto di vista, probabilmente molti settori vedranno ridursi strutturalmente la domanda. Quindi, se questa crisi sanitaria dovesse durare diverso tempo, possiamo immaginare che il settore del turismo non ritorni alla normalità come in precedenza. Quindi, diciamo, devono essere immaginati in una fase subito successiva delle misure per accompagnare tutto questo settore verso una transizione che per adesso è difficile immaginare, però questo fa parte appunto del dopo e di scenari in cui abbiamo dei cambiamenti strutturali nel nostro modo di vivere. Cercheremo di immaginare questi scenari nell'ultima webinar. Sì. Dato che il Covid è stata definita pandemia, potrebbe configurarsi come clausola di forza maggiore che possa essere invocata a giustificazione dell'inadempimento contrattuale di obbligazioni contrattuali relativi ai rapporti commerciali? Voi che ne pensate? Non so se capisco bene la domanda, cioè nel senso che cioè in questo momento cioè tutte queste misure sono delle misure che in qualche modo rallentano dei vincoli, per esempio quello di pagare le tasse subito. Però cioè chiaramente non può essere una cosa a tappeto, cioè non ho capito veramente il senso della domanda. Francesco, tu l'hai capita? Gini, puoi ripetere Allora, la. io credo che si riferisca a un concetto in cui se si ha un contratto di beni e servizi, si può invocare la causa di forza maggiore per non adempiere alle obbligazioni contrattuali, non pagare questi servizi. Io penso che questa domanda, diciamo, dovrebbe rispondere il nostro cofondatore, esperto in legge, diciamo. L'avvocato, il nostro avvocato. Ma diciamo questa discussione mi pare ci sia stata, per esempio, sul settore del turismo, su appunto. Sì, insomma, è chiaro che c'è un'area grigia in cui insomma, c'è ampia interpretazione. Direi che non ho una risposta chiara su questo. Allora, questa crisi che non parte dal settore finanziario ma sarà supportata da esso, e vedete relazioni tra la sua maggiore solidità odierna rispetto al 2008 e la probabilità di successo di tale sostegno?
Ma diciamo che è vero che il settore finanziario in generale è arrivato a questa crisi con una maggiore capitalizzazione delle banche, con una maggiore liquidità, proprio grazie alle misure regolatorie che si sono state messe in campo dopo il 2008. Però non bisogna farsi illusioni, se la crisi continuerà nel momento in cui i bilanci delle imprese sono colpiti anche di fatto i bilanci delle banche. Quindi nello scenario peggiore che Francesco ha illustrato prima, non penso che il settore bancario non sarà anch'esso colpito dallo stress. E a questo punto bisognerà porsi il problema quindi dei salvataggi e quale sarà il ruolo dello Stato per garantire la stabilità finanziaria, che è un altro argomento. E da questo punto di vista l'Europa, come avete visto, ha rilassato le regole sull'intervento sugli aiuti di Stato alle banche. Io spero che questo non sarà appunto l'occasione per salvare anche le banche che forse non vanno salvate, però in un momento di crisi generalizzata bisogna attenti che non avvenga un contagio generalizzato al sistema e quindi l'intervento dello Stato si giustifica anche se in forma temporanea. E non c'è il rischio, chiedo una persona, che lo Stato fallisca prima delle imprese o con le imprese? Dunque, questo rischio c'è, questo infatti la prossima volta cercherò di spiegare come io vedo questo rischio. Il rischio, diciamo, anticipo qualche idea, noi possiamo pensare che il debito sul PIL italiano aumenterà intorno ai 10-20 punti, come quello degli altri paesi, non solo noi, ma insomma ma anche gli Stati Uniti, l'Inghilterra, inclusa la Germania. Quindi il problema sarà di capire se un debito intorno al 150% del PIL o di più sia sostenibile. Questo dipende sostanzialmente da due cose, dalla nostra capacità di crescita futura e dal tasso di rifinanziamento del debito stesso. Se la crescita futura sarà maggiore del tasso di rifinanziamento, non c'è un problema di sostenibilità, si potrà piano piano nell'arco di 10, 20, 30, 40 anni, 50 anni ripagare questo debito. Questo è esattamente quello che è successo dopo la guerra in alcuni paesi che sono usciti molto indebitati come l'Inghilterra. Ci è voluto tipo 30-40 anni prima di ritornare a dei livelli accettabili. Però naturalmente questo dipende appunto dalla nostra capacità di crescita, quindi bisogna che questa crisi sia anche l'opportunità per rimettere in moto l'Italia, perché altrimenti ci sono due possibilità, cioè una appunto è una ristrutturazione del debito, un default, si spera ordinato, e l'altra è un'inflazione generalizzata, ma l'inflazione generalizzata ha altri problemi, quindi si spera che questo non avvenga. Insomma, l'esperienza storica dimostra che appunto se non c'è crescita, prima o poi ci sarà un problema quindi di possibile di ristrutturazione del debito. Spero che ci sia anche l'Europa abbia degli strumenti appunto per evitare uno scenario di questo tipo. Guardandola invece dal lato, diciamo, positivo, questa crisi, oltre alle drammatiche conseguenze, forse potrà portare anche tanti cambiamenti in positivo, chiede Riccardo. Quali pensate possano essere? Una migliore burocratizzazione, maggiore attenzione alla ricerca? Francesco, vuoi parlare te? Io ho parlato troppo. No. sì, su questo, diciamo, fa parte un po', stiamo riflettendo e farà parte dell'altra, diciamo, dell'ultimo appuntamento, quindi non del prossimo, dell'ultimo, del quarto. E questo ha a che fare col trasformare, diciamo, è un po' strano dirlo ovviamente nella drammaticità che stiamo vivendo, però sappiamo che dietro ogni crisi c'è un'opportunità e quindi bisogna essere abbastanza lucidi per capire quali sono le opportunità
che possono, diciamo, nascere da questo tipo di crisi. E alcune sono abbastanza evidenti, diciamo, il lavorare da casa, lo smart working, l'importanza che finalmente forse si darà, diciamo, alla ricerca, agli scienziati, se volete. Ci sono dei cambiamenti, ripeto, strutturali che andranno analizzati. Questi cambiamenti strutturali dobbiamo cercare di accompagnarli, di assecondarli, cercando di prendere, diciamo, il meglio. Su questo, ripeto, non abbiamo ancora, diciamo, sarà l'oggetto dell'ultimo appuntamento. Sicuramente ci sarà, io credo, un'opportunità di riconversione sulla questione della compatibilità climatica, anche perché su questo credo che, dato il Green Deal europeo, ci saranno risorse in questa direzione. E spero che questo sia uno degli assi portanti della ricostruzione. Allora, ci sono diverse domande sul settore del turismo. Mi sembra che Francesco hai già dato delle tue opinioni. Ci sono alcune domande sul comportamento dell'Europa. Lucrezia, dimmi tu se vuoi parlarne adesso o vuoi parlarne direttamente al prossimo webinar. Ma possiamo, non so, ne prendo una, insomma sì, ne posso parlare un po', però effettivamente questa sarà dedicato, cioè sarà l'argomento del prossimo webinar. Giusto un accenno alla riunione che c'è stata ieri e quindi, insomma, come giudichi il comportamento dell'Europa rispetto all'emergenza? Diciamo, io credo che in questa situazione c'è bisogno di avere molti strumenti da mettere in comune con l'Europa, però bisogna capire appunto perché si ha bisogno dell'Europa, cosa possiamo fare da soli e cosa possiamo fare insieme. Allora, una cosa importante che l'Europa può fare è quello di dare appunto dei prestiti a condizioni, oltre naturalmente all'intervento della BCE, che è fondamentale, perché l'intervento della BCE quest'anno, solo per il 2020, garantirà all'Italia praticamente, cioè tutta questa eccedenza di debito che noi stiamo creando sarà effettivamente mangiata dalla BCE a tasso zero. Quindi questa è la prima cosa che l'Europa ha già fatto, assolutamente non da sottovalutare. La seconda cosa che l'Europa può fare è attivare dei prestiti del MES a tassi molto agevolati, cioè al di sotto di quelli del mercato, ad una maturità molto lunga, cosa che è molto importante appunto per la stabilità, per evitare appunto che l'Italia vada in una situazione tipo quella del 2012. Questa proposta, cioè di avere una linea di credito nuova dedicata appunto alle spese dell'emergenza del MES, era una proposta su cui c'era un accordo ampio in Europa, in cui anche la Germania era d'accordo, ma l'Italia ha rifiutato di andare su quel tavolo e ha puntato tutto sulla proposta dell'Eurobond. Ora, questo a mio avviso è un errore, perché l'Eurobond è una grande discontinuità rispetto a quello che noi abbiamo messo in comune, su cui diciamo, le istituzioni europee e i cittadini europei hanno deciso di mettere in comune. Perché un Eurobond è una mutualizzazione completa del credito, vuol dire che la Germania si fa carico non solo dei nostri problemi dell'emergenza, ma anche della fragilità italiana precedente alla crisi. E questo, diciamo, chiedere questo vuol dire anche mettere sul tavolo la possibilità, questo diciamo non riesce a farlo neanche gli Stati Uniti rispetto ai loro stessi stati, quindi è molto complicato chiederlo a dei paesi che sono sovranamente diversi dai nostri. Si deve chiedere solidarietà, ci sono state varie proposte sulla solidarietà, inclusa una appunto del commissario Gentiloni, ma anche una del governo francese.
che non è diversa appunto da questa totale mutualizzazione. Sono delle proposte un pochino, diciamo, in cui l'Italia mette anche un po' di skin on the game, come si dice, quindi non è, il rischio non è completamente condiviso. E su questo si sta discutendo. Io credo che la posizione negoziale dell'Italia di dire o Eurobond o nulla, che è la posizione di Conte in questo momento, sia profondamente sbagliata, e questo spero che si uscirà da questa impasse negoziale in cui l'Italia, cioè, da una parte chiede o gli Eurobond o niente e l'Olanda dall'altra parte non vuole cedere su nulla, e quindi non si va avanti, insomma, e quindi non si può portare a casa neanche la linea di credito del MES. Tra le due posizioni, Olanda e Italia, ci sono grandi pezzi della società europea, della politica europea, che vogliono negoziare, che sarebbero favorevoli a un compromesso. Io credo che bisognerebbe lavorare con quelli. Ok, per concludere direi una domanda sulla politica fiscale che hanno fatto diversi, che avete un po' toccato, però magari in conclusione riprendiamo. Perché non sospendere direttamente le tasse imposte per un periodo più lungo anziché favorire prestiti garantiti agevolati col sistema bancario? Questo è un tema che appassiona molto. Ma io penso che per molte imprese sia molto importante avere liquidità immediata, e questa è la ragione. Infatti se si vede, diciamo, la composizione di come sono state fatte le misure negli altri paesi, le garanzie e la liquidità immediata, che è proprio lo strumento per la continuità aziendale, è, per esempio la Germania ha puntato soprattutto su questo, però anche la Francia. E a me sembra che per imprese sane che sono però colpite da questa crisi, avere liquidità immediata è quello che le permette di rimanere in business. Però la sospensione delle imposte è per un periodo molto limitato. Voglio dire, se si hanno prestiti garantiti, tra l'altro bisogna capire anche come questo va nel bilancio dello Stato, perché le garanzie non vanno a deficit ma vanno a debito, mentre invece la mancanza di tasse va a deficit, e questo ha una differenza, ha una funzione di differenza, cioè per la sostenibilità dei conti pubblici è ben differente. Quindi non dimentichiamoci che lo Stato siamo noi, cioè, per cui alla fine, insomma, cioè, bisogna sostenere le imprese e i cittadini, però bisogna anche avere un occhio a quello che è possibile senza creare un pericolo di possibile, insomma, episodio di, come si dice, non voglio parlare di default, perché non credo che si sta andando verso il default. Comunque, insomma, comunque dobbiamo avere una dobbiamo il più possibile limitare il problema del deficit adesso, insomma, dell'immediato effetto sul deficit. Ok, bene. Penso che abbiamo risposto per macro argomenti alla maggior parte delle domande. Dico ai partecipanti che se ci fosse qualche argomento particolare che non è stato toccato, su cui avete delle curiosità, scriveteci pure alla nostra mail. E, Lucrezia, Francesco, se avete qualcosa da aggiungere? No, grazie del vostro interesse. Ho capito che ci sono state tante domande, scusate se non siamo riusciti a rispondere a tutte e nemmeno, diciamo, se non in modo adeguato, però cerchiamo di mantenere, diciamo, l'ora, cerchiamo di mantenerci nei tempi. Va bene, allora vi diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì alle ore 18 e poi giovedì sempre alle ore 18 per la conclusione di questo ciclo di webinar. Grazie per la partecipazione, a presto. Grazie a voi.